tutte le macchine del mondo nascono da prototipi che superano diversi test e che poi sono prodotti in serie e commercializzati. Parlando di trattori, la storia dei prototipi è ricca di bizzarre versioni e soluzioni ingegnose fin dalla fine dell'Ottocento. Ad esempio, in questa foto del 1894 vediamo il primo prototipo di trattore della Deutz, in cui si cercava di sviluppare la forma del trattore che tutti conosciamo. È evidente che questo progetto fu abbandonato, e meno male! Ci sono stati molti prototipi di trattori nel corso del secolo e oggi vi facciamo vedere i 5 prototipi più interessanti che non hanno mai visto la luce sul mercato. Numero 5. Landini testa calda cingolato. Come tutti sappiamo, la Landini non ha mai prodotto ufficialmente un testa calda cingolato. Il primo cingolato ufficiale Landini fu la Landinetta 25C. Per la serie L di testa calda, Landini forniva un allestimento per trasformare i trattori in semicingolati. In un bozzetto esposto in un giornale degli anni 50, vediamo un'idea della Landini di un cingolato completo, che però non vide mai la luce. Sicuramente venne prodotto un prototipo dalla Landini, ma non si hanno foto ufficiali a riguardo. I testa calda che vediamo in giro alle fiere oggigiorno sono dei modelli di testa calda che numerosi appassionati hanno trasformato in cingolati, e sono bellissimi! Numero 4. Same Buffalo V6. Quando si parla di studio sulle macchine agricole, uno dei primi nomi che viene in mente è Same Trattori. Ricordiamo che Cassani inventò il primo trattore al mondo dotato di motore diesel. Eccolo in una foto d'epoca, insieme ai suoi collaboratori, proprio sopra il prototipo di questo trattore diesel. Al numero 4 mettiamo quindi il Same Buffalo V6. Tutti conoscete il Buffalo, di metà anni 70, ma all'origine ci fu un prototipo di straordinaria potenza e avanguardia, testato in diversi campi alla fine degli anni 60, il modello V6. Si tratta di un progetto di cui furono costruiti circa 10 esemplari con motore a V a 6 cilindri da 105 cavalli, 8 marce, 4 ruote motrici doppia frizione, sollevatore di grandi capacità e super riduttore. Perché fu abbandonato? Perché una volta testato si scoprì che era lento e poco maneggevole. Alla Same capirono che non era la macchina giusta. Uscirono 2 anni dopo con il Drago da 6 cilindri in linea e solo nel 1974 ripresentarono il Buffalo 120, completamente rivoluzionato rispetto al prototipo. Un trattore all'avanguardia, ma che non vide mai la luce. Numero 3. Ford Typhoon. Un trattore veramente incredibile. Nel 1957 il Ford Typhoon venne definito il progetto più rivoluzionario nel mondo agricolo da quando Ford introdusse il sistema idraulico nel 1939. Con un motore a turbina privo di pistoni, albero a gomiti o bielle, il motore aveva un solo cilindro e produceva gas che faceva girare una turbina a 45.000 giri al minuto. Francamente non si hanno notizie del perché questo progetto fu abbandonato, ma probabilmente si incontrarono problemi tecnici. Comunque, complimenti a Ford per aver creato un simile progetto. Numero 2. Same Dinosauro. Torniamo a parlare di Same Trattori e di un progetto a dir poco imponente. Il Same Dinosauro, tra gli appassionati Same, è piuttosto conosciuto. Costruito in pochissimi esemplari e mai omologato come trattore agricolo, il Same Dinosauro era progettato per il mercato brasiliano. Il trattore era futuristico, in quanto aveva freni ad aria previsti su tutte e 4 le ruote, un impianto idraulico con prese esterne disposte in modo anomalo, piattaforma libera e rialzata, ed era stata pure prevista la possibilità di montare una cabina. Autentico pezzo d'arte era il motore 8 cilindri 9.960 cm3 da 180 cavalli a 2.300 giri, raffreddato ad aria. Tutto questo all'inizio degli anni 60. La macchina non riuscì a superare i test di rendimento, in quanto era talmente imponente da utilizzare il 40% della sua potenza solo per muovere se stesso. Rimase quindi solo un famoso prototipo della casa di Treviglio, assolutamente eccezionale. Numero 1. Fiat Agri 180/55. Al numero 1 abbiamo deciso di mettere la macchina di costruzione più recente, il Fiat Agri 180/55, un prototipo di grande fama a cui siamo anche affezionati, in quanto gli abbiamo dedicato un video. Siamo verso la fine degli anni 80 e Fiat Agri progetta una macchina incredibile. Le macchine ancora funzionanti sono pochissime e ne sono state costruite circa 16 in tutto il mondo. Il Fiat Agri 180/55 Hydrodrive, dal peso di 10.500 kg, era un prototipo di grande cingolato di quasi 200 cavalli che univa il comfort di un normale trattore a ruote con le prestazioni di un trattore a cingoli.
Dotato di una avveniristica trasmissione idrostatica, tutti i suoi movimenti erano comandati da due leve poste sul bracciolo dell'operatore. La macchina non vide mai la luce per motivi prettamente economici, in quanto era molto costosa e rendeva solo indeterminati tipi di lavorazioni. Come tutti sanno, rimase solo il 160/55 a listino, fino alla fine degli anni 90. Se volete saperne di più, andate a vedere il nostro video su questa macchina fantastica. Conosci qualche altro prototipo di trattore? Ne hai mai visto uno dal vivo? Lasciaci un like, iscriviti al canale e scrivi un commento a riguardo.